Era una nostra preoccupazione quella di mettere in sicurezza tutti gli operatori che sono nella prima linea, che sono nelle strutture per gli anziani, per i disabili, che lavorano con i minori, tutte le persone che si occupano dell'igiene urbana, che sono tantissime e che chiaramente sono i più esposti in questo momento a un potenziale contagio e hanno tutto il diritto di lavorare in sicurezza per se stessi, ma soprattutto anche per i loro ospiti e beneficiari. Era complicato, le mascherine sul mercato non si trovavano, in più si trovavano a costi altissimi. Abbiamo provato Come avete interloquendo. fatto? Beh, diciamo, le amicizie operative servono. Abbiamo provato a sentire gli operatori dell'area della moda. Si è resa disponibile Veste SPA, che è una società che normalmente non fa questo, che però è abituata a lavorare con il mercato della Cina e quindi ha fatto un pro bono, ci ha aiutato a contattare un fornitore là, è riuscito a mantenere i prezzi dentro quelli che sono eticamente accettabili in questa fase, perché sappiamo tutti che il mercato delle mascherine è diventato un mercato dove ci sono tante speculazioni, ci ha aiutato a trovare dei fornitori con la collaborazione di un'altra SRL che ci ha funzionato da commerciale, abbiamo coordinato le operazioni di importazione e di commercializzazione. Con l'aiuto della Protezione Civile siamo riusciti a sdoganare le mascherine, che anche questa oggi, di questi tempi, non è un'operazione semplice. E con l'aiuto delle associazioni del terzo settore, in particolare di ANPAS Toscana, siamo riusciti poi a garantire anche il trasferimento e il trasporto delle mascherine alle